6 giugno, Mediolanum Corporate University ha accolto un'eccellenza del campo sociale. Miludo Chilì, fondatore di Parada, un'associazione che attraverso l'arte circense si occupa del recupero e del reinserimento sociale dei bambini di strada di Bucarest. Sono molto contento di essere anche qua oggi per un riconoscimento di una storia che purtroppo esiste ancora. Festeggiamo 20 anni di esistenza e io penso che è difficile festeggiare un lavoro che copre un disagio del sociale. Milou, giovane clown franco-algerino, inizia un dialogo silenzioso e profondo con i bambini che incontra e decide di impiegare la sua arte come strumento formativo. I primi che mi hanno motivato sono evidentemente i ragazzi. E i primi, dopo i ragazzi che mi hanno motivato, sono gli educatori, assistenti sociali, medici, che hanno saputo cogliere questo supporto educativo che era l'arte circense. Uchilì è riuscito, grazie alla sua sensibilità e a un naso rosso da clown, a liberare questi ragazzi dall'indifferenza del mondo e verso il mondo, a farli uscire dal buio del sottosuolo e ad aprirsi ai sogni e ai progetti di vita. Sono stato fortunato di portare un naso a Bucarest e una valigia e di giocare, perché a me mi ha permesso di avere subito un rapporto molto diverso e voglia di partecipare a un cambiamento. La clownerie si trasforma, diventa uno strumento il cui scopo è l'accompagnamento. Accompagnamento di uni a capire la realtà dove li incontriamo, scoprire poi insieme qual è il sogno e progetti di vita a costruire insieme. L'esperienza in 20 anni per me è difficilissima a resumere in qualche parole. Posso dirvi che qualcuno è andato all'università, qualcuno è andato in galera, qualcuno è morto, qualcuno ha fatto figli, qualcun altro non li farà mai. E qualcuno, acrobata per sopravvivere all'infanzia, ha deciso di fare di quest'arte muta un mestiere e in un solo gesto ha sintetizzato la mission di Parada. Il naso rosso è il simbolo dell'attenzione agli altri. Io credo che l'attenzione agli altri debba guidare tutte le nostre azioni. E dobbiamo portare questa attenzione anche quando non c'è il ritorno economico. Io credo che ognuno di noi, per quanto riguarda le proprie capacità e il proprio ruolo, debba fare qualche cosa nei confronti degli altri e nei confronti dei più deboli. Nel caso di Milou ha avuto questa idea straordinaria, perché porta un sacco di ragazzi a riappropriarsi della propria vita. Questo è come se nascessero di nuovo dal mio punto di vista.